Ben ritrovati a tutti ragazzi, eccoci con un nuovo unboxing World War Z di Brad Pitt. È un film molto molto carino che parla al solito di un'apocalisse zombie, di un virus che si è diffuso, ma lo tratta in modo differente rispetto ai soliti film sugli zombie. Assomiglia un pochettino a Io sono leggenda. Comunque, questa è un'edizione francese. Ho preferito prenderla in Francia perché l'edizione italiana mi faceva abbastanza schifo, che era tutta bianca. Aveva scritto sì World War Z molto più grande, però questo artwork mi piaceva così. Oltre al fatto che mi faceva schifo l'artwork, questa versione include sia il Blu-ray, guardate, sia il Blu-ray 3D, sia il Blu-ray che il DVD. E in più include la versione estesa del film praticamente. E questo è stato un incentivo. Ora, per quanto riguarda la lingua italiana, include la lingua italiana solamente il Blu-ray 3D e il Blu-ray normale. Il DVD purtroppo non la include, ma chi se ne frega. Andiamo a guardare il retro della copertina e vediamo se trovo come si presenta sto film. Disco 1, vabbè, Blu-ray 3D, infatti è formato letterbox, quindi bande nere 2.40, un DTS 7.1 per quanto concerne l'inglese, tutto il resto 5.1 Dolby Digital. Il disco 2, che sarebbe Blu-ray normale, include la versione estesa del film, sempre 2.40, quindi bande nere, e sempre 7.1 per inglese e 5.1 per le altre lingue, mentre il DVD include solamente inglese e francese 5.1 e basta, solo questo. E se non sbaglio, sì, infatti, l'edizione estesa è solo nel Blu-ray standard, quindi non quello in 3D. Comunque, direi di andare a scartare, a togliere la pellicolazza in modo pulito e vedere com'è il dentro praticamente. Una volta tolta la pellicola, notiamo subito l'effetto rialzato del logo World War Z. Quindi abbiamo la Z e la scritta World. Vedete, si intravede che è tutto rialzato. Brad Pitt purtroppo non è rialzato, se non ho cacchi suoi. Per quanto riguarda il laterale, quindi la costina nera classica World War Z, semplice e pulita. Ecco, il retro ha quest'artwork qui. Ora c'è quello schifo di colla, non so se la vedete, porca vacca, non vorrei ammaccare il cartoncino, ecco. Comunque c'è Brad Pitt con la Z gigante, ecco, con scritto, vabbè, qua ci sono i vari loghi, io non la stacco perché riesco tranquillamente ad aprire, diciamo, la steelbook tranquillamente senza togliere questo cartoncino. A me piace mantenere anche la pellicola, come avrete notato. Allora, apriamo e andiamo a vedere. Oh, allora abbiamo, qua cosa c'è? Una copia digitale? No. Paramount Channel, chi se ne frega. Purtroppo i dischi non sono stampati, cioè proprio fanno letteralmente schifo, c'è cioè anche questo riflesso molto fastidioso. Abbiamo il Blu-ray normale, il Blu-ray 3D e il DVD. Andiamo a vedere di sotto l'artwork. Quanto mi fanno schifo i dischi stampati in questo modo. C'è da dire che questa edizione qui l'ho presa 10 euro in Francia. Quindi è arrivata in pochissimo tempo. Qui c'è quest'artwork bello bianco e nero con che è Brad Pitt qua con un coltellazzo, ah, con la baionetta, ecco. E qui invece non si capisce. Ah, ok, qui c'è la siringa. Si vede la siringa con i vari flaconi. Molto molto carino anche l'interno. Devo dire che certo, se devo scegliere tra un'edizione molto completa come lo è questa, ovvero disco 3D, disco 2D, tra l'altro versione estesa, eppure il DVD con una steelbook bella con effetto rialzato, preferisco che non mi stampino i dischetti, ma cioè, ho tutto sto benedio a pochissimo prezzo. Ecco, quello è un fattore wow per quanto concerne la scelta di un prodotto. E potevano fare di meglio, questo sicuramente. Comunque, è una steelbook che vi consiglio. Quella italiana deve uscire, mi pare, a fine maggio o a giugno. Ed è tutta bianca. Magari vi faccio vedere l'artwork da qualche parte. E purtroppo non mi piace. Però, se voi preferite quella, vi devo dire che include solo il Blu-ray più un DVD, quindi Blu-ray versione standard più DVD versione standard. Non avrete né il Blu-ray 3D né la versione estesa. Devo dire che io avevo già guardato questo film e
E non ho notato particolari differenze tra la versione cinematografica. C'è stata una piccola scena aggiuntiva in più, ma niente di eccezionale. Però, se siete amanti delle steelbook con effetto rialzato, questa è consigliatissima. Quella italiana non so se sarà in rilievo. Detto questo, il video finisce qui. Al solito vi invito a lasciare un bel mi piace, un commentino qua sotto e una condivisione. Ed iscrivetevi al gruppo, Facebook, che vi linko in descrizione.